Ciao a tutti, io sono Simone di MioZaino.it, la piattaforma definitiva per ogni viaggiatore. Dove chi ama viaggiare trova tutto ciò di cui ha bisogno. Se siete amanti del viaggio, iscrivetevi al canale. In questo video vedremo una giacca da viaggio della Tropic Feel, che è diventata molto popolare sui social, e vi dirò, dopo aver visto tutte le caratteristiche, per chi ha questa giacca e per chi non è questa giacca. Iniziamo con le caratteristiche principali della giacca da viaggio Tropic Feel. La prima è questo colletto che, come vedete, ha questo design un pochino più esteticamente carino, che poi, come vedremo dopo, può essere alzato per agganciare il cappuccio, che è questo qui, e che può essere tenuto, stored all'interno di una delle tasche mentre siete in giro, per non averlo sempre agganciato di nuovo per ragioni estetiche. Il cappuccio ha un aggancio magnetico, quindi tutta una serie di magneti che vi permette di agganciare il cappuccio alla giacca molto più velocemente, e devo dire che io adoro questa caratteristica e funziona molto bene. Nel retro del cappuccio c'è anche un bungee cord che vi permette un po' di regolare il cappuccio. Funziona abbastanza bene, non è fantastico, ma diciamo che non è una caratteristica che per me almeno era particolarmente importante. Poi veniamo all'accesso principale della giacca. Come vedete, questa è una linea di magneti e quindi la flap che protegge la cerniera principale è magnetica. Sentite? Quindi non dovete agganciare bottoni, ma semplicemente potete agganciare e sganciare la flap con questo sistema di magneti. Anche a me dà un po' di fidget experience. Allora, questo ovviamente è un'ottima caratteristica, però devo dire che, anche se è difficile farvelo vedere, qui in fondo forse riuscite a notare che il bottone è molto sporco, il magnete è molto sporco. Cosa succede? Che essendo che questi magneti danno un rilievo alla giacca, e questo rilievo accumula un po' di sporcizia. E tornando indietro, avrei acquistato la versione nera, che secondo me non avrà questo problema, e in più la versione nera non avrà il logo così prominente e anche la scritta che adesso qua dietro, Beyond Travel, che fondamentalmente, essendo che ho acquistato questa giacca tanto per ragioni estetiche, non voglio andare in giro con una scritta così visibile. E nella versione nera non è altrettanto visibile, mi sembra. Sicuramente il logo non lo è, non mi ricordo di questa scritta. Una cosa da tenere presente sulla cerniera principale è che, essendo che il colletto arriva qui, non è come un sacco di giacche sportive dove la cerniera si chiude in alto proteggendo quindi il collo. Quindi tenete a mente che con questa giacca il collo sarà un pochino più esposto e dovrete utilizzare un buff o una sciarpa di qualche tipo. Poi ci sono due tasche laterali qui che non hanno la cerniera. Questo per me è un grande contro, perché per me le giacche da viaggio devono avere le cerniere, perché una tasca aperta vuol dire che fondamentalmente qualsiasi cosa voi mettete qua dentro non è al sicuro. Se vi state muovendo in aereo, in treno, qualsiasi situazione, comunque la roba potrebbe cadere, e infatti non utilizzo queste tasche quasi mai. Cosa che mi porta al mio prossimo grande contro, ovvero la tasca con cerniera che è qui sopra. Quindi sotto questa flap sul petto c'è una tasca con cerniera, ottimo, però guardate quanto è lunga la tasca con cerniera, ci sta praticamente metà del mio avambraccio dentro. Questo vuol dire che a qualsiasi cosa voi mettiate qua dentro, ogni volta che dovete andare a prenderla, e soprattutto mentre ce l'avete, fondamentalmente dovete mettere metà del vostro avambraccio qua dentro, è veramente scomodo. In più il fatto che la roba si accumuli in questo punto vuol dire che, essendo questa una giacca da viaggio, se voi viaggiate con uno zaino da viaggio che ha un cinturone lombare, tutta la roba che si accumula qua dentro va a interferire con il cinturone lombare, e quindi o dovete tutte le volte ricordarvi di spostare la roba prima di chiudere il cinturone lombare, o semplicemente non la potete utilizzare. E queste due caratteristiche sono i contro maggiori, secondo me, di questa giacca. Per quanto riguarda la traspirazione della giacca, sotto le flap sul petto c'è
questo materiale in mesh traspirante su entrambe le parti e lo trovate anche lungo tutto il retro della giacca. Se riuscite a vederlo, c'è tutta una strip di mesh traspirante per aiutarvi a regolare la temperatura. Ottima caratteristica, e il che mi porta anche alla prossima cerniera, che è questa sul retro, che vi permette in teoria di sia impacchettare la giacca sia di portare con voi il cappuccio, in modo da poter andare in giro con la versione, diciamo, più esteticamente carina, ma avere comunque il cappuccio con voi in caso cominci a piovere. La problematica con questo è che ho provato a piegare il cappuccio in tutti i modi, e mettere il cappuccio qua vi fa venire un po' di gobbetta, che non è fantastico. E questa è una tasca inutilizzabile fondamentalmente, cioè che cosa ci volete mettere qua dentro in questa posizione che può essere utile? Magari avete un utilizzo, nel caso mettetemelo nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate, ma io l'ho trovata piuttosto inutile. Allora, la giacca poi giustamente si piega all'interno di questa tasca e si piega abbastanza bene, però è piuttosto compressa, devo dire, il che può essere un po' un contro, dipende ovviamente. Poi la palla in cui si trasforma questa tasca è più piccola, dall'altra parte non è comodissimo o velocissimo rimetterla all'interno della tasca. Poi la chiudete, come vedete sto facendo un pelino di fatica a richiudere la giacca, pensate se ci fosse anche il cappuccio, quindi non è proprio facilissimo, e poi diventa di queste dimensioni qua. Circa due fiaschette da fiesta! Per agganciare il cappuccio basta alzare il colletto e mettere il cappuccio sul retro della giacca, che automaticamente si aggancerà grazie a una linea di magneti. Poi utilizzerete i due bottoni sotto il colletto per agganciare definitivamente il cappuccio, e aggiustandolo un pochettino avrete il cappuccio perfettamente al suo posto, senza dover utilizzare cerniere o qualsiasi altra cosa. Esteticamente, secondo me, questa giacca è molto carina ed è disponibile in colori diversi. Per concludere, questa giacca la consiglio a chi sta cercando un'opzione esteticamente più carina, che comunque abbia questo elemento di protezione dall'acqua come la classica rain jacket, senza però quel look più sportivo. Mentre non la consiglio a chi sta cercando l'opzione più tecnica, o comunque l'opzione, diciamo, superiore anche dal punto di vista delle caratteristiche, delle tasche, perché come abbiamo visto ci sono delle problematiche che rendono questa giacca non proprio l'opzione migliore in quei termini. Spero che il video vi sia stato utile, ricordatevi che se volete acquistare questa giacca vi lascio il primo link in descrizione, che vi permette di supportare il canale senza nessun costo aggiuntivo per voi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, e se avete delle domande su questa giacca lasciatemele nei commenti e cercherò di aiutarvi il più possibile. Grazie mille e alla prossima!